Perché? Così, volevo una foto tra me e Ma è un video, no? te. Sì, è un video. Ah, ok. Così? Con gli occhiali io che non si vede Non lo niente. so, Debali. E non ci vedo niente, sono con gli occhi chiusi. Ma sei Ciao scemo? raga, come state? Tutto bene? Ciao! Oggi abbiamo deciso finalmente di farvi vedere com'è uscita la nostra casa. Com'è? Faremo l'home Un po' tour. di cambiamenti rispetto a quello che avevate già Va visto. bene, io direi di partire subito a farvi vedere Il com'è il giardino! giardino. Lo vediamo Oh così! mio Dio! Come, oh mio Dio! Non Ok. sono leggeri. Vai giù, vai giù! No, no, non mi sono acchiappata bene, devi andare giù. Aspetta. Cosa c'è qui? Aspetta. Ecco, così. Aiuto! Vai! Aggrappati però al collo. Vai! Ok. Allora, volevo farvi vedere le zucchine come stanno uscendo. Guardate, qua c'è una super zucchina. Larga alla fine e stretta all'inizio. Dentro lì ci sono altre zucchine. I pomodori, che è diventata una foresta, raga. Guardate. Però guarda che pomodori giganti. Belli, eh? Cioè, guarda, ma Questo è il sono nostro orto enormi. rialzato. Fai vedere tutto l'orto L'orto rialzato. rialzato che abbiamo fatto con tanta passione io e Marta. Aiuto! Ciao, ciao, Basta sì. qui! Poi qui Marta ha arredato. Da dove arrivi Cosa stiamo te? facendo? Vai a vedere, c'è qualcosa che non Qui sappiamo. Marta ha arredato, là sotto c'è la nostra tapparella che ancora deve essere messa qui perché ci hanno appena cambiato l'infisso. E qui abbiamo cenato solamente una volta. Fa vedere la mia camomilla. La camomilla. Eccola qua la camomilla. Una delle parti più belle che a Luca piace tantissimo di questa casa è la parte del salottino È esterno. qua, eh sì, Allora, raga, vieni che ti riprendo, guardate. vai, vai, fai vedere come stai tutto il giorno. Sto così Cioè, con lui il guarda giardino. questo, ecco. E poi mi metto qua col computer. Cioè, così, guardate che bello. Questo divano l'ho messo con tanta fatica qui, da sola, perché Luca non voleva fare il cambiamento. Non è vero, ti ho dato una mano a spostarlo. Bugiardo! A spostarlo, ti ho dato una mano. Questa è una cosa importantissima. Guardate qua. Vi ricordate il vecchio infisso? Che per chiuderlo dovevamo mettere un cacciavite perché non c'era più la maniglia. Vi ricorderete sicuramente che erano divise in due i finestroni, quindi erano quattro parti. Non essendoci più il listarello messo lì al centro, quanto è più E spazioso! guarda come insonorizza. Di brutto! Perché È prima super si sentiva, guarda, spazioso! apro. È vero, ora non si sente più niente. Io faccio così, niente Tac, si sente. abbiamo la maniglia nuova. Devono venire, vedete che ci sono quelli, solamente a sistemare perché metteranno la tapparella elettrica. Così non ho È bisogno di cambia fare i tutto. muscoli. E loro poi ci metteranno quello col pulsantino. Noi lo cambieremo di nuovo Sì, e metteremo con Google. è domotico. Così tipo buongiorno e si alza tutto. Bellissimo. Il mobiletto Tipo? sotto non c'è più perché è finito là dietro. Mobiletto sotto non c'è più, c'è il furbo, quello per spiare i cagnolini, e poi c'è la nostra foto. Il ritratto fatto da Simone. Simone Cioè. Sibillano che ci ha fatto il ritratto, lo trovate su Instagram. Ah, no, no, Luca, Così si vede meglio. aiuto, aiuto! Così si vede meglio. Ecco, lo vedete? Adesso mettimi giù! E vabbè, e Marta ha voluto mettere comunque il divano qua perché lei non riesce a stare tanto sotto il sole Per gli o quando c'è occhi. tanta luce per gli occhi che comunque c'è gli azzurri e quindi dice che così posso stare anch'io in veranda praticamente, posso Sì. guardare anche il giardino perché se no il divano messo là in fondo era troppo E ho lontano. cambiato Ha cambiato, è vero, io non ho fatto niente, il raga. colore della Cioè, io non ho parete. fatto proprio niente. Ma anche perché non volevo metterci mani, cioè, ho provato una volta con un pennellino, mi guarda e mi fa no. Mi passa, non ci sono più danni? No. Cioè no, e quello là là E dietro, quello non sono riuscita ancora. Mi è guardate, finito lo praticamente aveva strappo. messo lo scotch ovunque e nello strapparlo lo scotch era troppo potente e è venuto via anche il muro. Eh Abbiamo sì. aggiunto questi quadri che ci siamo ispirati a ciò che è la nostra vita. Ananassino perché lei è ananassina, Vabbè, non più, non non più, però è. quando tiro sui capelli sembra ananassina e tipo le tartarughe, vedete ce n'ho una tatuata qua. Guarda, qua c'è la tartaruga su Poi Luca. un paesaggio di montagna, perché quella che ci piace ad entrambi, vabbè, il mare, tutto, quindi sono cose che ci fanno stare bene solo a guardarle. Sì. Ah, ma qua era fatto, È avevi fatto il vero, video questo. sul tuo Allora, canale. siamo riusciti a fare le zampette di Queen. Amelie e Criccio, guardate Criccio che casino che ha Ma lo sai che fatto. ci chiedono sempre? Ma Criccio è vivo? Criccio è vivo? Vedi dov'è quel Certo che pazzo? Criccio Vedi è se è vivo? vivo. Ciao Criccio.
Come stai? Guarda che ti morde. No, a me sì, non mi morde. Vieni, Cricce. Gli ho dato da mangiare. Vieni. Ciao, Cricce. Ma ciao. Perché a te non ti morde? Non lo so. Ma a me morde. Abbiamo attaccato i LED. Queen che si nasconde. Ciao Queen, come stai? Vi facciamo vedere il bagno, che non è cambiato più di tanto. No, è cambiato, è cambiato. Che cosa è cambiato? È cambiato perché la doccia, non so se loro l'avevano vista quella nuova. Sì, forse sì, abbiamo messo vecchio il nuovo mobiletto, sì, che è sospeso, e ovviamente potevamo mettere una roba piccolina. Sì, carina. E poi abbiamo messo la targhetta. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Noi la taverna non ve l'abbiamo mai fatta vedere. Se volete vedere la taverna e il vecchio studio di Latta, proprio il canale dove registrava Luca, scrivetelo nei commenti. Che faremo un altro video là dentro. Sì. Non so se già l'avete vista. Forse sì, loro c'è una roba, sì, loro l'hanno vista, però ovviamente ci sono delle cose che mancavano. Abbiamo aggiunto questo mobile dove dentro c'è la caffetteria, vedete, abbiamo messo un po' di robe. Qua dovranno cambiarci dei pezzi, vedete qua. È stata montata strana e quindi devono venire qui a montare dei pezzi. Il nostro frigo che è sempre pieno di foto. Io ho aggiunto questa che è una foto di un evento che ho fatto. E dovremmo farcene un'altra. Abbiamo anche la pellicola. Beh, per l'estate. Ma dov'è la pellicola? Ce l'hai fatta? Negli zaini, sì. Questo qua è un cassettone qua per mettere i documenti, chiavi della macchina, le cose che ci servono velocemente senza andare in giro a cercarle. Questo è provvisorio. E questa è una scarpiera, tutta di Marta. E possiamo andare a vedere il secondo piano. Sì. Che ci sono state delle modifiche che abbiamo fatto. Allora, nel secondo piano, nella camera no, però nella camera sopra, nell'ultimo sì. Ah, il bagno sì, è rimasto più o meno... Ah no, si è aggiunto un pezzo. Mancava questa antina. È vero, il bagno adesso è mancava così. Mancava questa antina e questo mobiletto. Però bello, dai, carino. L'unica cosa che a me non piace di questo bagno è le piastrelle, sì, è sì, vero. Sì, il colore delle piastrelle sono brutte. Questo qua è il corridoio che porta all'altro piano. Facciamo vedere qua. Ah, hai messo ordine? E in realtà no. Questa è la camera da letto. E forse l'avete già vista. Da qua si vede il nostro giardino. Sì, questo è bello, dai, guarda che ci vede la meraviglia. Ah, guardate, sono cresciute. Cosa sono le nespole? Nespole. Solo che sono troppo in alto. E come si fanno a prendere? Con la scala. O con da qua qualcosa puoi prendere. Però. E come fai ad arrivare lì? Con un bastone. Qui abbiamo messo la cuccetta dei cani, così loro se ne vanno qua. Sì, però quando siamo qua in camera loro vanno sempre sul letto. E questa è la camera Marlou. Abbiamo aggiunto qua dietro, non guardate il casino, perché abbiamo cercato di... È una specie di scarpiera, però questo è molto bello perché sono... Con sempre tutte scarpe di Marta. In tutti i miei gioielli. Qua ho sistemato tutto. Dai, non è... no, via. Qua abbiamo messo la rosa che di sera si accende con le luci e si vede da fuori. Qua c'è una barriera perché Amelie va sopra e l'ha scambiato per bagno. È vero, quindi... infatti lei non salirà. E ora andiamo al piano di sopra che c'è un'altra modifica. L'abbiamo trasformata in una camera. Vedete, c'è il letto con il televisore, qua la scrivania, la libreria. Abbiamo sistemato il terrazzino, guardate che bello. E questa, raga, non è nient'altro che una camera, quindi se volete essere ospitati, quindi non basta scriverlo nei commenti. E qua cosa c'è? Ah, questo è lo stanzino che non si apriva, ora si apre ed è diventato uno sgabuzzino. Sì, c'erano anche tutte le robe. Tutte le robe tecniche abbiamo messo. Qua sotto? No, c'è Queen ora. Ma veramente? C'è Queen, dove vai? Ma che doveva fare lei?
Ma la novità più grossa alla fine era il giù, perché sì, abbiamo fatto i cambiamenti. Il cambiamento del divano, le cose aggiunte non le avete ancora viste. Cosa che vogliamo fare in questi giorni è prendere un condizionatore. Perché qui, ragazzi, d'estate a Milano fa caldissimo. Si muove e già bene. Ora fa caldissimo. Vieni qua. Tamburello. Seduta. Brava. Sembra zampa. Tamburello. Brava. Avete visto che brava. Up. Brava amore, seduta. E niente raga, questo era il nostro home tour. Spero che la nostra casa vi stia piacendo e vi sia piaciuta. Se avete dei consigli su cose che potremmo modificare per renderla più bella o arredamento da mettere in giro, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marta Rossi. Volete vedere la caverna? Scrivetelo. No, perché la dobbiamo sistemare, ragazzi. Vabbè, non è disastrata. No, non è disastrata. Che hai fatto sotto? Tutto quello che non vedi qui è sotto. Ma dai. Ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti. Ciao. Lasciate un like. Ciao.